Il veicolo è dotato di un servizio di chiamata di emergenza per garantire la sicurezza. Solo in caso di incidente serio, il servizio viene attivato automaticamente collegando il conducente al 112, ovvero il call center che riceve le chiamate di emergenza in tutta Europa. Il sistema viene attivato all'avvio del veicolo. Questa luce verde mostra che la rete è disponibile. Se le funzioni di sicurezza, ad esempio gli airbag, vengono attivati, viene inviata automaticamente una chiamata di emergenza senza alcun intervento da parte del conducente. Questa spia si illumina per indicare che la chiamata è stata effettuata automaticamente. Se sei testimone di un incidente o vittima di un incidente non grave, non rilevato dai sensori del veicolo, puoi effettuare una chiamata di emergenza manualmente. A veicolo fermo, tenere premuto questo pulsante per più di 3 secondi per effettuare la chiamata. È inoltre possibile toccare 5 volte entro 10 secondi. Una volta iniziata la chiamata di emergenza, l'indicatore del contattore lampeggia. Se ti trovi in un'area senza ricezione di rete, questa spia è spenta. Per effettuare una chiamata di emergenza è necessario trovare un'area in cui il sistema può rilevare una rete. Durante la chiamata al 112, i dati, quali la località e l'ora dell'incidente, vengono inviati al call center e si viene collegati al servizio di emergenza più vicino al luogo dell'incidente. Se le condizioni di sicurezza lo consentono, restare nel veicolo per effettuare la chiamata. L'operatore sarà disponibile a inviare l'assistenza appropriata. Si noti che la chiamata di emergenza è un sistema di sicurezza collegato ai servizi di emergenza. Deve essere utilizzata con cautela. Tenere presente che se si preme accidentalmente il pulsante della chiamata di emergenza, si può annullare la chiamata premendo di nuovo il pulsante per circa 2 secondi, purché l'operatore non abbia già risposto. Infine, se questa spia rimane rossa per più di 30 minuti, contattare un rappresentante Renault il prima possibile per indagare sul possibile guasto.